Tra le categorie di lavoratori che hanno subito in prima persona gli effetti devastanti dell'amianto, quella dei marittimi è fra le meno protette, ma più in generale ci sono ancora troppi lavoratori e comuni cittadini che restano colpiti dai suoi devastanti effetti. Per sensibilizzare la comunità circa i pericoli derivanti dall'esposizione all'amianto, stamattina nell'Agorà Morelli si è svolto il convegno Amianto, Giustizia e Salute, Profili Medico-Legali in Italia e negli Stati Uniti, organizzato dalla ONLUS Asbestos Personal Injury Network, Vittime dell'Amianto. I temi affrontati hanno abbracciato vari aspetti della problematica, dalle competenze istituzionali nell'accertamento della presenza dell'amianto alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dall'incremento delle patologie in Campania alla tutela civilistica, fino alla configurazione dell'illecito penale. Emerge una richiesta forte affinché le istituzioni intervengano con censimenti e bonifiche delle aree su cui tutt'oggi insistono strutture in amianto e propongano norme più chiare per limitarne gli effetti. Un modo per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema è fare il punto sulla tutela delle vittime e dei loro familiari. Ancora troppi ignoranti, imbecilli e criminali che sversano in modo illegale l'amianto, che produce dei danni irreversibili a distanza di molti anni. Noi come amministrazione abbiamo censito tutti i siti illegalmente individuati in cui si sversa amianto, sono una sessantina, impieghiamo circa 15.000 euro al mese per le bonifiche e anche un rafforzamento della polizia ambientale, però c'è bisogno che cresca la mobilitazione e la coscienza civile ed ecco perché queste iniziative sono comunque importanti.